Alla base di qualsiasi di questi casi clinici che ho portato come esempi esplicativi nella metodologia della DPE, l'elemento fondamentale che io credo che giochi un ruolo importante è la creazione del campo che si crea. E in questi casi clinici viene facilmente esplicitato perché, volgendosi nelle fasi acute, dove non si ha la possibilità di spazi di gioco, o le cose avvengono o non avvengono, perché hai un tempo limitato. Quindi, se il campo c'è, quello che è l'evoluzione lo dimostra, nel senso entrare nel campo, vivere il campo e creare la trasformazione deve essere qualcosa di concreto, vissuto. Lavorando nell'emergenza, ovviamente viene a sé che qualsiasi caso noi lo trattiamo in uno spazio ben definito, quindi in un contesto anche che non è strutturale classico. Io posso trovarmi i miei contesti, i miei setting, può essere qualsiasi situazione, può essere la strada, può essere una casa, può essere un bar, può essere qualsiasi cosa, no? Siamo fuori da una zona protetta, quindi ovviamente questo necessita poi, l'approccio deve essere il più vero possibile perché la cosa possa succedere. Comunque, esplicitandolo in un caso specifico, io qui posso rientrare questo caso che è quello di una comunicazione non verbale. Questo perché secondo me mette in evidenza ed estremizza il potere del campo. Tutto avviene senza parole, eppure avviene veramente quasi quello alla fine visto secondo una visione, una prima attenzione, un miracolo. Visto così a un occhio ordinario dice che è successo un miracolo. Contestualizzandolo meglio parlo praticamente di questo caso della vengo chiamata, quindi come 118, vengo chiamata perché c'è una situazione particolarmente delicata di una mamma con in grembo il suo bambino di pochi mesi che dicono è indemoniata, è pazza, sta urlando come una matta, e lì che avvolge il suo bambino in questo modo. Tra l'altro, però lo fa in modo inconsapevole, quindi lo sta stritolando questo bambino, no? È in pericolo, il bambino è in pericolo, la mamma è in uno stato di agitazione profondo, è in uno stato psicotico e delirante, non sa in quel momento, non è in grado di ponderare ciò che è bene e ciò che è male, agisce su un livello istintivo e sta proteggendo comunque questo bambino dal mondo. Ovviamente quando arriviamo noi ho trovato anche un campo difficile perché tutte queste persone attorno agitate che avevano già provato, anche i parenti avevano già provato a cercare di contattare sta mamma per cercare di calmarla in tutti i modi, insomma alla fine la priorità sembrava togliergli dalle mani questo bambino per poi intervenire sulla mamma. Prima avevano le mani legate perché se intervenivano troppo bruscamente avrebbero preso sto bambino e non sapevano come avrebbe potuto reagire la mamma, gli avrebbe potuto veramente fare male. E questo è stato veramente una situazione che quando ho trovato lì impegnativa, perché c'era già sto campo molto ansioso, molto forte, molto tra l'altro su di me avevano versato anche molte aspettative, devo dire, beh, arrivo io, fai qualcosa. Io sono arrivata e come sempre dopo una prima analisi veloce che mi informo, cerco di capire e avere più notizie possibili sul contesto, se ho notizie sulla mamma, se ha patologie note, se si conosce, se ha già avuto episodi di questo genere, insomma cerco di avere qualche così per capire. Poi a un certo punto tutto questo viene messo in un secondo piano e io vado nella camera dove io trovo questa mamma sul letto, questo bambino. Devo dire che è stato un impatto molto forte. In questa situazione, ecco, tutto scompare. È una situazione che io trovo nell'emergenza ed è una situazione che si ripete, diciamo, in tutti i casi clinici. A un certo punto è come se tutto quello che sta succedendo va dietro.
non c'è più, io arrivo in uno stato, mi metto in osservazione e cambio proprio, entro in quello che viene definito in un trance. Intanto entra sullo zero, perché c'è proprio il vuoto, un ascolto che entro, resto e arrivano informazioni, io cambio proprio lo stato dimensionale, cambio proprio il mio modo di sentire. A un certo punto non sono, noi osiamo dire, ecco, per una frase che mi semplifica la cosa, non io ma la forza che c'è in me, no? È questa frase che noi usiamo spesso, perché questo in effetti è tangibile, questa cosa qui. Quindi vedo, ma arrivo, approccio questa vedo questo bambino qui, intanto mi colpisce, prima di tutto non so come mi è andato l'occhio su questo bambino che sembrava una bambola, io ho chiamato bambola questo caso clinico, perché non, questo bambino qui non aveva una mimica, sembrava quasi che non avesse energia, sembrava morto, non era morto, però sembrava come lo fosse, perché non c'era una contrazione muscolare, né una fase di rilassamento, non c'era un pianto, ecco, quel silenzio di quel bambino lì forse è la cosa che mi ha colpito di più, sembrava inanimato. Comunque, nel mio approccio, a un certo punto, quando rimango sulla soglia a osservare la mamma e la scena, il contesto, quello che mi arriva un forte impatto, un'energia che mi ha quasi, io direi, in quel momento lì sdoppiato. Ho sentito quasi come se mi avesse portato via una mia parte, sono andata in balia, poi fortunatamente restando e con un elastico che sono ritornata indietro. Però questo mi ha dato l'energia d'urto che questa mamma, che questa dama mi ha trasmesso. E poi nell'insieme, se vogliamo dire, dare un'immagine archetipica, mi sembrava un animale braccato. La mamma mi sembrava un animale braccato con quegli occhi, pronta ad aggredire il mondo, ma nello stesso tempo c'è una paura in fondo e un'aggressione incredibile. Non c'era più niente quasi di umano, proprio a livello tutto istintivo. E questo bambino qui mi ha fatto anche dire, forse anche lui gli ha strappato via questa energia, come se mi ha anche a me un attimino spostato, cosa ha fatto a questo bambino qui. In ogni caso, quello che poi è successo è stato il campo, perché io restando e lasciando poi che questa energia entrasse in me e ritornasse, è come se si fosse in qualche modo armonizzato un po' la mia energia con la sua. A un certo punto sono riuscita a entrare nel contatto visivo di questa mamma, siamo entrati in contatto visivo. Quello che è venuto dopo è stato basato su questo contatto che è rimasto fra me e lei, proprio uno scambio energetico. Io sentivo quanto potevo, quando a un certo punto ho sentito che potevo sedermi sull'angolo del letto. Non c'è stata una parola, ho sentito che quando, il momento che potevo farlo, e l'ho fatto. Mi sono portata e mi sono portata all'angolo del letto avvicinandomi a lei. Mantenendo questo contatto visivo, ho sentito comunque che dietro questa aggressività animalesca che c'era in lei nel difendere se stessa e questo bambino, perché alla fine li difendeva questo bambino, ho sentito che aveva bisogno anche di qualcosa, aveva bisogno di qualcuno, probabilmente aveva bisogno di qualcuno che entrasse in contatto con lei al di fuori del giudizio, al di fuori del fare. Io credo che questo sia un aspetto che, entrando nel trance, entrando veramente in uno spazio al di là della mente ordinaria, si esce, se si è autentici, scompare il giudizio. Nel momento che scompare il giudizio, tutto è accettabile, nel senso che è quello che è, e uno entra in contatto con quello che c'è e lasci che fluiscano queste energie e che si interscambino. E a un certo punto, in effetti, ho sentito questo condensarsi, questo un po' equilibrarsi abbastanza il campo perché io mi avvicinassi a lei. A un certo punto mi sono avvicinata e lei non ha reagito e ha accolto la mia vicinanza. Fino a che, dico, cioè questo non è nell'arco temporale, non è così stato immediato, però a un certo punto io ho allungato le mani per prendere il bambino e lei me l'ha dato. Tutto è avvenuto, se guardato dall'esterno, in silenzio e dici, bah, da quegli urli disumani che lei emetteva,
questo ribellarsi, questa contrattura di muscolare che è disarmonica e questo pronto, sembrava un felino pronto ad aggredire. A un certo punto c'è stata un'armonizzazione del campo, una forma di rilassamento sufficiente per entrare in contatto, una sentire una fiducia, entrare comunque in relazione, perché si è creato uno stato di fiducia. E oltre a questo, tanto di avervi dato poi in mano questo bambino. Infatti dopo che io ho preso questo bambino, che tra l'altro sono stata lì un attimo, non ho avuto neanche fretta di prenderlo e portarlo via, sono stata lì un attimo con lei, con questo bambino, che ho cercato anche di come accarezzarlo per sentire se effettivamente uno scambio energetico che comprendesse tutte e tre. Fino a che a un certo punto ho preso il bambino in braccio e ho preso la mamma. E tutte e tre noi ce ne siamo andate e siamo andati poi in ospedale. È difficile spiegare perché io ovviamente ho vissuto questo scambio energetico e per me è molto chiaro. Non so effettivamente quanto si può rendere, come si dice, usufruibile, nel senso quanto si può condividere in modo chiaro. Certo, noi abbiamo gli strumenti della BTE, per cui abbiamo tutti gli elementi della BTE che ci dicono cosa è successo. C'è stato un campo, c'è stato un osservare nella seconda attenzione che permette di avere quello spazio che si va al di fuori del giudizio e di fluire con quello che c'è. C'è il trance essenziale, perché tutto avviene lì. Io, tu e il campo, che realmente deve essere una parte nostra, deve essere qualcosa che appartiene a noi, non è qualcosa che possiamo immaginare o idealizzare. Se è reale, noi viviamo questa cosa qui e noi siamo in grado davvero di trasferire queste energie e di armonizzarle. E questo è un caso proprio estremo del lavoro del campo, perché le parole non sono state dette, io non credo di aver detto una parola, sono neanche dopo. È continuato in un senso che poi sotto un certo aspetto io penso che le parole, che per quanto importanti, sono all'apice di una grande piramide, no? Di un grande iceberg, a volte si dice, dove è la punta, ma che tutto il grosso è sotto, no? Perché tutte queste forze per noi nell'ordinario non sono così gestibili, però ci sono tutta la forza energetica, tutto lo spazio emotivo, tutto il linguaggio corporeo, no? E anche a livello archetipico, perché lì si vedeva l'archetipo che vivente che si stava esprimendo, no? E quindi invece di dare forza alla parte dell'aggressività, invece di contrastare e giudicare questo e preoccuparsi del bambino, chissà cosa avrebbe potuto fare, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, semplicemente il contatto, la fiducia, e tutto avviene, perché così è stato. E nell'ordinario mi chiedo ancora come è stato possibile, perché se non entro lì e non entro in questo stato, dal di fuori mi chiedo ma come è stato possibile?